Ecco, per la rete è un mese un po' bastardino, sarebbe bene che prendeste con calma e prendesse le cose al volo, perché sono, è più facile per lui, più tranquillo, tutti, lui e lei. Toro. Per il toro è un bel mese, il toro ha un mese che può sorridere, se sta attento un pochettino, guarda un po' in giro, c'è anche l'amore. C'ha dei pianeti un po' pesanti, e quindi, però Mercurio l'aiuta, Mercurio è il suo padre, quindi si mette d'impegno, finisce anche presto. Il cancro deve stare un po', mettersi un po' di miele sulla lingua e vedrai che con la dolcezza, con le cose, riesce a ottenere tutto. E il leone, Giove la bacia proprio in fronte, quindi il leone può desiderare e avere. Tutto in conto, tutto viene saldato, tira fuori qualche conto di più, qualche cosa, mettici un pochino di più, vedrai che va tutto bene, riesci a prendere qualcosa di sicuro. I sogni sono tanti e la voglia di crescere è immensa. Direi che prendila con calma, perché sennò poi ci resti troppo delusa e non va bene. Scorpione, dopo un'estate del Menga, che dice, c'è l'amore, c'è tanto amore, c'è proprio la passione. C'è tanta confusione in testa. Il Sagittario è un po' troppo impetuoso, vuole combattimento, tante belle cose, però è un momento che deve stare calmo. C'è Saturno che lo tiene tranquillo e lo può aiutare bene. Capricorno, ci manca solo la voglia di vivere, perché ha tutto, sia la donna che l'uomo possono guardare e prendere, afferrare al volo. Direi che è un mese che finalmente può giocare, può guardarsi in giro, può scappare, può isolarsi, può fare quello che le piace, un pochino con attenzione, ma lo può fare. Ci ha avuto tanto, sono anni che va avanti bene, che è contento e tutto, c'ha un pochino da penare, deve stare tranquilla, deve vedere e lasciarsi scivolare addosso le cose, che poi le stelle girano.